Ci sia uno spazio-tempo infinito. La scienza, la filosofia, la letteratura. Si può intendere per verità. Ma ti credi di essere questo qua che viene a dire a noi cosa dobbiamo fare? Come si interpreta la realtà? Probabilmente nei confronti dell'universo. L'inizio dell'universo. Se uno legge molto, riesce a avere in bocca delle parole sicure. Eccoci, il titolo di questa puntata è Città e beni culturali. Io sono Massimiliano Fuxas e di solito faccio l'architetto, a parte oggi che sto con voi. I beni culturali e i monumenti intrattengono un rapporto strano con il tempo e con l'uso. In certo senso si potrebbe dire un rapporto inverso rispetto a quello intrattenuto dai beni materiali di consumo. Se questi ultimi vengono interamente consumati dall'uso e resi sorpassati dal tempo, un monumento invece col tempo acquisisce valore e con l'uso si salva dalla rovina. Si guardi ai monumenti antichi che si ergono nelle nostre città. Nel loro differente stato di conservazione possiamo leggere la loro storia. Se l'incuria li ha abbandonati a se stessi, ci appariranno decrepiti e in rovina. Se invece con l'uso è continuata anche la loro cura, ci appariranno ben conservati. Questo è il motivo per cui, ad esempio, gli edifici che meglio hanno resistito alle violenze del tempo sono quegli edifici civili e religiosi, come i teatri antichi e le chiese, che hanno continuato a svolgere la loro funzione attraverso i secoli. Questo rapporto con il tempo e con l'uso vale anche per i centri storici delle città nel loro insieme. Sono meglio conservati quelli che si è continuato ad abitare e a salvaguardare mediante l'uso. Ma oggi si pone anche un altro problema, un problema in parte inedito rispetto al passato. Il rapporto virtuoso che i beni culturali hanno col tempo potrebbe rapidamente degenerare e interrompersi a causa dell'uso distorto che se ne fa. Città sempre più frenetiche e invivibili stanno consumando i monumenti come consumano i beni materiali e anche gli esseri umani. Non solo attraverso livelli di inquinamento ambientale sempre più insopportabili, ma anche attraverso l'invasione di un turismo di massa sempre più irrispettoso dei luoghi che fanno da attrattiva per la sua superficiale curiosità. Come potranno allora le nostre città uscire dall'alternativa mortale tra abbandono e abuso dei loro monumenti e dei beni culturali? Monumenti e città in via di sviluppo, come possono coesistere queste due realtà? E fin quando potranno coesistere? Il problema siete voi, siamo noi. Voi siete l'oggetto del contendere, della discussione. Se voi non avete un senso di appartenenza e una passione civile, e non siete cittadini, quello che dicono i francesi con una parola molto bella, intraducibile, che si chiama citoyenneté, il senso di appartenenza alla città, quello che se tu vedi un orrore, come voi ne vedete molti, ne vediamo molti, tu dici no. Se vede qualcuno che taglia un albero, dici no. Cioè questo senso di sentirti parte di un processo, questo secondo me è il vero problema. Non è il problema di dire come si fa a coesistere, a far coesistere l'antico e il moderno. Perché oggi con questo tipo di domanda o con questo tipo di risposta che do io arriveremo in una situazione di dividerci fra conservatori e modernisti o avanguardia. E questo è un falso problema. Il problema è quello come si riesce a riportare il moderno, la nostra presenza nella città e la città tutta, completa, dalla periferia al centro storico come un pezzo di noi, della nostra vita. Non qualche cosa di esterno, non qualche cosa di soltanto che appartiene ai beni culturali. C'è una risposta... No, volevo chiederle se pensa che oggi c'è questo sentimento da parte di tutti. Secondo me stiamo qui appunto perché non c'è. Non c'è. Cioè il dramma grosso è che questi monumenti sembra che non li abbiamo prodotti noi. Verrei meglio chiudere un monumento come può essere una chiesa perché
bisogna conservarla perché l'attività all'interno di questa chiesa, l'attività come messe appunto, può essere dannosa, oppure bisogna cercare di utilizzare queste chiese per farle rivivere, quindi è meglio conservare la coscienza antica utilizzando queste vecchie strutture o antiche meglio, strutture, oppure chiuderle soltanto per il turismo e quindi forse farle diventare statiche? Beh, la domanda è già una risposta. Ovviamente io preferirei avere tutti questi spazi aperti e fruibili. C'è però un problema enorme. Roma, tanto per parlare della mia città, era una città che nel 1870, quando sono arrivati i piemontesi, contava 167.000 abitanti. I piemontesi sono arrivati convinti di trovare una città imperiale, la città romana, e poi si sono trovati un piccolo borgo ristretto, neanche più nelle mura aureliane, ancora più ristretto nella città del 500 e del 600, intorno a Campo Marzio, nell'ansa del Tevere e qualche cosa di più, il borgo. Perciò la città, l'urbanizzazione avvenuta in questo secolo, che non si è più fermata, arrestata, ha trasformato città in un secolo che erano di 167.000 abitanti in circa 4 milioni di abitanti. Questa dimensione noi non riusciamo a controllarla, è ingestibile. In più questa popolazione è una popolazione che non era nata nel luogo, è arrivata tramite successive ondate migratorie. Perciò non ha l'appartenenza del luogo, porta costumi e porta una cultura precedente di altri luoghi. Perciò se noi apriamo una chiesa e ci facciamo della bellissima musica, che può essere di tutti i generi, dalla musica classica fino a da camera o la musica contemporanea, il problema è la quantità, come si riesce a gestire quantità di persone che non abbiamo mai visto intorno alla città. Immaginiamo, noi prendiamo uno stadio e spostiamo questo stadio per un evento culturale, lo spostiamo al centro della città, spostiamo 30, 40, 50 mila persone e non le sappiamo gestire, c'è problemi di traffico, di inquinamento, di vandalismo, di incultura, di gente che non ha mai visto il centro di una città, che non ha mai visto un monumento. Perciò è un lavoro immenso e immane che bisogna fare, però bisogna farlo partendo dai cittadini e non partendo dall'oggetto, dai monumenti. Cioè partiamo dall'educazione, dalla cultura, dal nostro lavoro che facciamo, almeno adesso è andata male per la mia generazione, speriamo che andrà meglio per la vostra, però partiamo da voi e lavoriamo noi insieme, come vedo che state facendo poi, per cercare di trovare una coscienza critica che manca completamente nel nostro paese, per arrivare ad andare avanti. Cioè ci vuole qualcuno che, come era Pasolini o Bruno Zevi o è stato Cederna, che pone criticamente la posizione riguardo di quello che succede, dice questo non va fatto, ma anche se è una voce nel deserto, però bisogna riprendere la coscienza critica in un paese che l'ha persa, perché è diventata una coscienza, scusate da che siamo in televisione, è diventata una coscienza televisiva. Perciò una coscienza di consenso, perciò non è più critica. Tocchiamo dove c'è da toccare, i centri storici sono straordinari, teniamoli. Dove dobbiamo lavorare e dove abbiamo moltissimo spazio sono le periferie, le grandi periferie urbane, i luoghi della disperazione, del disastro, del degrado, i luoghi che non hanno un'identità, ridiamo identità. Io dico sempre, uso sempre, scusate se sono lungo in questo momento, uso sempre la parola geografia. Noi abbiamo perso la geografia, cioè l'identità dei luoghi, bisogna ricostruire prima una geografia. Prima di fabbricare un paesaggio, che non vuol dire solo alberi, che può essere anche senza un albero, però deve essere un luogo che ha un'identità. Io vi vorrei far vedere un piccolo contributo che è Paris, Texas, dal film Paris, Texas di Wim Wenders, che mi ha sempre molto colpito. Abbiamo visto l'esempio di una megalopoli, appunto. La megalopoli può essere vista come il prototipo, diciamo così, della città del futuro, vale a dire che abbatte ogni barriera strutturale che può essere costituita appunto anche dai monumenti. Beh,
Questo è il problema che abbiamo in questo secolo. Abbiamo dimensioni enormi di città, di agglomerati, di megalopoli, che non sappiamo, non ci possiamo, non possiamo dire che questa non è l'organizzazione e l'insediamento urbano. Questo sarà il futuro e non c'è niente da fare. Il futuro sarà città sempre più grandi, sempre più dense, sempre più contraddizioni, ma la città non è un fatto solo drammatico. È vero che è il luogo della massima contraddizione, ma è il luogo anche della massima accumulazione culturale, di idee, di incontri, di sconfitte e di vittorie. La città è un bene culturale perché ci sono gli abitanti, primo. Ci siamo noi, ci sono i cittadini. Perciò sono i cittadini il primo patrimonio e noi dobbiamo curare i cittadini. Il passato dobbiamo farlo diventare nostro. Poi il passato diventa nostro nel momento in cui i cittadini sono capaci di assimilarlo e se lo sentono parte della propria vita. Ecco, questo credo, questo potrei dire. L'oggetto che abbiamo scelto è la rappresentazione di un tombino di Roma con l'incisione SPQR. Volevo sapere, secondo lei, può essere il simbolo di una civiltà che non è ancora emersa completamente e che continua a permanere nonostante lo sviluppo? Beh, quello è il simbolo della cittadinanza, dell'appartenenza. Era il luogo che si chiama Roma, che ha le infrastrutture, che erano i beni dati dalla collettività al cittadino singolo. Questi sono, credo che era l'inizio del concetto di appartenenza alla città. Il tombino è importantissimo, il tombino di Roma con l'indicazione poi precisa di quello che è questa vecchia dizione, che rimandare a una vecchia cultura. Il problema è che noi abbiamo perso quello perché non abbiamo l'appartenenza a quella storia. È difficilissimo a Roma oggi trovare una identificazione col proprio passato, prima di tutti perché c'è un sistema di traffico. Io ho scelto un altro oggetto, diciamo non del desiderio, ma del mio desiderio di scomparsa, di farlo scomparire, che è questo qui, che è questo rottame di motorino. Questa secondo me è la nuova appartenenza della città di Roma. Di questi ce ne sono 600.000, di questa cosa qua. Dunque 600.000 motorini in un centro di Roma, che è molto piccolo, creano dei disastri inimmaginabili, non solo di inquinamento, ma anche di difficoltà di girare, di avere un rapporto con questa città. Questo qui non è, è una piaga necessaria nel momento che la collettività non dà una risposta alla mobilità della gente, specialmente i ragazzini che sono, hanno tutti questa cosa qua, con questo servono, diventano liberi, si spostano, si incontrano, solo non si incontrerebbero più, perché la città è una città fatta di separazioni e di completa svilimento dei rapporti. Il sistema della mobilità è importantissimo, perché se vogliamo risolvere il problema della qualità della città e la difesa dei monumenti, bisogna assolutamente risolvere il problema di come ci spostiamo nella città. Che tipo di monumenti lascerà questa società basata sui trasporti e sulla massificazione? A livello urbano che cosa lasciamo? Che cosa lasceremo di questa società? Sai, tutto diventa monumento dopo 100 anni, tutto. Tutto quello che non abbiamo amato dopo 100 anni diventa monumento. Facciamo un esempio, l'architettura degli anni 50, un grandissimo architetto, Gio Ponti, era amato soltanto dagli architetti e da gente molto sofisticata e molto fine di palato. Gli edifici degli anni 50 non erano amati in quel periodo, degli anni 50. Dalla grande massa di persone. Oggi nessuno penserebbe di tirare giù un edificio di Gio Ponti o di abbatterlo, o come nessuno butterebbe giù un edificio che è stato criticato enormemente, che è stata la Torre Velasca a Milano. Nessuno può pensare oggi di abbattere un edificio che è stato criticato su tutti i giornali e difeso soltanto praticamente dagli architetti e dagli uomini di cultura, e da una parte soltanto. La Torre Eiffel è stata l'edificio più criticato dell'Ottocento. I più grandi scrittori, non li cito perché sennò diventa un po' pedisse qua, hanno fatto degli attacchi violentissimi contro la Tour Eiffel. Nessuno oggi penserebbe di distruggere la Tour Eiffel, che è un monumento al nulla praticamente, è il monumento solo a se stesso, alla modernità, a un sogno, a un'utopia. Perciò il concetto di monumento non ha tempo, non ha data, appartiene alla nostra coscienza,
Questo è il senso di monumento, il senso al monumento lo dà la storia e come viene apprezzato o come viene rifiutato o come viene anche manipolato. Ecco, a proposito di questa definizione di monumento, non si rischia di, diciamo, scendere nella confusione fra monumento in quanto memoria storica e monumento in quanto arte? Intendo dire, non si rischia di far diventare qualsiasi cosa che sia memoria di una determinata tappa della nostra storia passata automaticamente arte? Se l'opera ha un'intensità, è una grande opera, se non ha intensità non è una grande opera. Se ti dà un'emozione è un'opera importante, se non te la dà non è nulla. Ecco, la grande opera, il lavoro di un artista, un monumento ti deve dare emozione. Questo è, credo che sia la base, perché se no diventa soltanto un fatto cartaceo o accademico. Sì, la mia obiezione potrebbe essere, non è però un criterio molto soggettivo, per cui di fatto poi si rischia che l'emozione di uno non sia l'emozione di un altro. E soprattutto, visto che l'osservazione che è stata fatta del fatto che, diciamo, si sta perdendo una sensibilità, un senso di appartenenza alla città, si rischi di non provare più emozioni verso certe cose soltanto perché non c'è stata un'educazione all'emozione, diciamo, e perciò di perdere cose importanti soltanto perché man mano, se si lascia alla spontaneità dell'emozione, questa sta venendo un po' meno. Ma io credo che o trasformiamo il mondo in storici dell'arte, in critici d'arte, oppure dobbiamo, secondo me, accettare che è un fenomeno soggettivo. E dobbiamo accettare che ci saranno persone che si emozionano di fronte a un'opera e altre no. Possiamo definire la nostra epoca come l'epoca dell'utilitarismo. Un architetto è schiavo di questo utilitarismo, voglio dire, se vuole, ha in mente di costruire, non lo so, un centro commerciale, può dare spazio alla bellezza, all'arte, anche se questa va contro all'utilità, alla funzionalità? Ecco, questo è il problema oggi, noi ci troviamo di fronte, è difficile fabbricare la città storica, non la fabbricheremo più, dimentichiamolo, però è possibile avere dei luoghi nuovi di vita. Ad esempio gli aeroporti, le stazioni, i centri commerciali, sono i veri luoghi di incontro oggi. Allora, perché non trasformare questi luoghi di incontro in qualche cosa che assomiglia alla nostra vita attuale e farli diventare un valore in più? Cioè, perché non fare un'iniezione di cultura, di architettura, di qualità in luoghi che sono nati soltanto come scatole delle scarpe dove doveva servire soltanto per fare della bieca speculazione o della bieco guadagno? Ecco, questo è il lavoro. Io credo che tutto può diventare parte del nostro insediamento, del nostro patrimonio. Non ci sono limiti. Lo può diventare anche, secondo me, una discoteca. Io non conosco, non ho mai visitato una discoteca, però teoricamente penso che possa essere anche una discoteca fatta in un modo diverso. Tutto può essere fatto in un altro modo, tutto può essere, come dico, una manipolazione positiva, una manipolazione geneticamente positiva. Ecco, noi dobbiamo riuscire a trasformare il brutto, quello che non ci piace, quello che crediamo che è contro di noi, in qualche cosa che diventa positivo. Io ho la sensazione però che se noi concepiamo due livelli di sensibilità, ovvero un livello di cultura generale e un livello, diciamo, di maggiore sensibilità, no? Di maggiore emozione, diciamo, di quella parte della società che più può accedere, diciamo, alle emozioni che danno in qualche modo i monumenti, non c'è un po' proprio il rischio che la città a quel punto domini i cittadini, la cittadinanza in senso più generico, diciamo, la domini partendo appunto da un'elite ideologica in questo caso? Ma questo è il problema storico, perché c'è sempre stato un gruppo che vuole dominare gli altri. Questo gruppo non è mai lo stesso, è sempre differente. E il rischio c'è, perché è il problema del dominio dell'uomo sull'uomo, dell'uomo che vuole controllare, vuole dominare gli altri. Io per fortuna sono un po' al di fuori di questo, perché credo che il potere è pericolosissimo. Io non mi sono mai avvicinato al potere e non voglio averlo, non lo amo, in quanto credo che per un creatore, per un artista, per qualunque persona che usi le mani, le idee, gli occhi,
in questo senso è pericolosissimo, perché io dico sempre che il potere ti fa diventare stupido in 15 minuti. Appena tu hai il potere, dopo 15 minuti tu sei diventato stupido. Beh, nella città, nell'insediamento, nei luoghi umani, c'è sempre chi vuole dominare gli altri. Il problema qual è? È quello di far crescere una cultura della democrazia. Dato che noi non abbiamo fatto la rivoluzione francese, abbiamo qualche difficoltà in più dei francesi e degli altri, però credo che non è mai troppo tardi, come si diceva, far crescere questo spirito di democrazia. La città, guarda, la città non mangia nessuno, la città ha avuto sempre problemi. Noi pensiamo che negli altri secoli c'era la città ideale, si stava benissimo, era idilliaca, una vita straordinaria. La città di Roma, sotto Augusto, aveva circa oltre 1 milione di abitanti e la gente si lamentava perché i carri, no, basta leggere la letteratura latina, i carri passavano a tutta velocità, i cavalli, le bighe, perciò la vita era rischiosa, c'era troppo traffico, era sporca, c'erano troppe malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che viviamo meglio adesso di quanto vivevamo prima nelle città, questa è la mia idea. Certo, l'inquinamento è un elemento completamente inatteso, e completamente una variabile molto forte che sta creando dei grandi problemi al pianeta. Infatti io vorrei che voi vedeste bene questa foto, perché secondo me rischiamo un pochino quello, o più che altro rischiamo di andare a vivere là o in un altro pianeta, e ci stiamo preparando a partire. C'è già qualcuno che sta progettando un albergo sulla Luna. Andremo a vivere lì, dopo che avremo distrutto anche questo pianeta. Volevamo presentarle il sito scelto, che è quello della nostra scuola, sul quale abbiamo pubblicato un ipertesto sulla ex fabbrica di Cerginori. Secondo lei è giusto che queste ex aree industriali rimangano in mano ai proprietari e alle loro speculazioni, o per il loro valore storico queste aree devono essere riutilizzate come momento di riqualificazione urbanistica della città, ma anche come momento di riqualificazione sociale della città? Beh, il problema di queste aree è il problema delle grandi città industriali. Tutte le grandi città industriali hanno aree del genere, almeno quelle che negli ultimi 2 secoli hanno sviluppato una grande industria. Il problema, io sono d'accordo con te, figurati, il problema è questo: non c'è nessuna collettività in grado oggi di gestire una quantità di aree del genere. È un problema, credo, economico più che sociale. È un problema spaventoso, e perciò molto spesso vanno a finire in mani di persone prive di qualunque gusto, che preferiscono distruggere tutto, neanche riutilizzando, perché io credo che si può fare della sana speculazione immobiliare, tra virgolette, riutilizzando questo patrimonio, almeno in parte. Cioè non c'è detto... La politica e la tecnica della tabula rasa, di eliminare tutto, di radere al suolo qualunque testimonianza del passato, secondo me non va nel senso della città, che è fatta di stratificazioni. La città è fatta di componenti diverse che trovano poi un'armonia. Dobbiamo avere tutte le varie epoche non testimoniate, ma che diventano, è come la città storica, che è fatta per piani. Incomincia 5 metri sotto e sale. Guarda, io sono talmente interessato a questo tema che la Biennale di Architettura, che come si dice mi onoro di dirigere, di Venezia, ha per tema la città, e si chiama Less Aesthetic, More Ethics, meno estetica, più etica. E io vi invito a venirci, perché l'inaugurazione sarà il 15 di giugno del 2000, di questo anno. Il tema sarà sulla città. Ho una profonda ammirazione per tutti voi, e credo che voi avete iniziato un cammino che è importantissimo, pieno di difficoltà, però è un punto di partenza. Bene, io vi ringrazio molto, e penso che voi siete il nostro futuro e io sono il vostro passato.